domenica, siamo al 12° minuto del primo tempo. Come vedete, i risultati ancora di 0-0 tra Napoli e Salernitana, ma il Napoli si è reso protagonista davvero di due ghiotte occasioni gol nel periodo in cui non eravamo collegati, che stavamo per entrare in collegamento. Una prima occasione di Osimhen di testa, poi dall'altra sponda con il Vareschedio con un contropiede che non è andato a segno. L'atmosfera che si respira al Maradona è sicuramente di grande, grande, grande emozione. Lo stadio è tutto un azzurro, perché veramente oggi potrebbe celebrarsi una festa storica, esattamente il terzo scudetto del Napoli. Ma entriamo in cronaca, seguiamo le azioni che si stanno vivendo in questo momento. C'è un contropiede da parte della formazione azzurra che sta cercando di penetrare nelle maglie della difesa della Salernitana. Comunque già una novità c'è stata, esattamente che l'Inter ha battuto la Lazio per 3-1, e questa era una delle combinazioni che il Napoli attendeva per poter dare il via alla grande festa, ossia se l'Inter avesse battuto la Lazio, a questo punto la vittoria che dovrebbe arrivare oggi del Napoli contro la Salernitana, se avverrà nell'arco di questi 90 minuti, significherebbe scudetto. E appena terminato il primo tempo al Maradona, 0-0 tra Napoli e Salernitana, ci diciamo che cosa è successo in questo primo tempo. Ci sono state un po' di occasioni da gol per il Napoli al 21esimo, su punizione, colpo di testa di Osimhen, palla che è andata a finire in calcio d'angolo. Sul susseguente tiro c'era stato un altro colpo di testa del capitano Di Lorenzo, e anche in questo caso c'è stata la parata del portiere. Poi successivamente un'occasione per la Salernitana con la parata di pugno del portiere azzurro, poi altre due occasioni da rete nell'ordine, prima con Zielinski, cross dalla destra con pallone che è andato di poco fuori, e poi dal limite dell'area di rigore Anghissà e la parata del portiere della Salernitana.